più lunga con un passo maggiore, poco più larga, leggermente più bassa ma comunque sempre alta sopra il 1,60 m. Stiamo parlando della nuova BMW X3. Non sono una cura del dettaglio sia dal punto di vista estetico ma anche come materiali, ma soprattutto tanta tecnologia. Ridefinita nell'aspetto e saltando alcuni tratti comuni delle vetture bavaresi come il doppio rene, adesso ancora più imperioso, la serie di nervature, i fari profilati dal motivo tecnologico, disponibili in formato full LED anche nella zona posteriore e dotati di una trama tridimensionale, oltre a cerchi da 18 a 21 pollici, la vettura risulta più lunga del modello precedente, superando di poco i 4,70 m. 5 cm aggiuntivi che riguardano anche il passo, oltre i 2,80 m per esaltarne l'abitabilità. La nuova X3 è cresciuta leggermente anche in larghezza e carreggiata, poco più di 1,80 m e 1,60 m, a differenza dell'altezza leggermente ridotta, ma sempre al di sopra del 1,60 m. Alle accennate dimensioni corrisponde un ambiente ampio, caratterizzato anche da una notevole capacità di carico estendibile dai 550 ai 1600 litri, grazie all'abbattimento della seconda fila in rapporto 20-40-20 e ben illuminato dalle superfici vetrate con la possibilità di ampliare l'effetto optando per un esteso tetto panoramico. I cristalli, secondo quanto segnalato, risultano funzionali anche dal punto di vista dell'efficienza, dato il loro contributo nello sgravo di peso. Si parla di oltre una cinquantina di chili, considerando anche un maggior utilizzo di alluminio con l'introduzione della piattaforma Clar. Così come determinante è l'affinamento aerodinamico. Il risultato è un valore di CX pari a 0,29. Il dinamismo e la progressione di marcia nel complesso ne beneficiano. Le doti atletiche della vettura poggiano su un'articolata architettura tecnologica. Il perimetro è abbracciato da una ventina di sensori funzionali per i vari sistemi di assistenza che rappresentano l'ampio organigramma definito BMW Connect Drive, con BMW Connect Drive Services e le varie app, oltre al BMW Copilot, che annovera tra gli optional un Active Cruise Control e un pacchetto indirizzato alla sicurezza Driving Assistant Plus, con diversi sistemi utili in particolare nel traffico. Ottimizzati anche i display del quadro strumenti e del sistema infotainment, così come l'opzionale head-up display ricco di informazioni da quanto visto. Le doti dinamiche sono scandite anche dal veloce e costante dialogo tra le varie unità motrici, inizialmente 3 alimentate a benzina e 2 diesel, e la trasmissione Steptronic 8 marce presente su tutte le versioni. Un cambio calibrato per ciascuna tipologia è piuttosto reattivo, anche alle sollecitazioni dei paddle. La risposta è rapportata anche ai diversi parametri selezionabili, i meno spumeggianti Comfort ed Eco Pro o i più vulcanici Sport e Sport Plus. Di questa alchimia di ritmo fanno parte anche ulteriori barre anti-rollio e sospensioni riplasmate, che traducono con efficacia in curva i movimenti dello sterzo, assieme a un'insonorizzazione curata al pari dell'ambiente interno. Sebbene la distribuzione dei vani sul tunnel centrale non appaia così funzionale a livello ergonomico, oltre a una presenza nutrita di comandi che a nostro avviso può essere ancora semplificata. Le versioni provate, una xDrive 20D da 190 cavalli e xDrive 30D da 265 cavalli, palesano un comportamento marcato in base alla spinta, soprattutto in accelerazione grazie alla più nutrita coppia del propulsore diesel da 3 litri, che propone 629 Nm contro i 400 del 2 litri.
Nonostante ciò, la versione meno potente offre un buon equilibrio dinamico complessivo, convincente dal punto di vista della progressione e della costanza di marcia, anche su percorsi non asfaltati. Senza dimenticare un peso mediamente intorno alle 2,5 tonnellate e la citata efficienza aerodinamica. Purtroppo, considerando le tempistiche e le condizioni del percorso affrontato, abbiamo osservato dei dati sui consumi accettabili, ma per una valutazione più definita sarebbe necessario un test più lungo e variegato. Secondo la casa, i consumi media del modello X3 X-Drive 20D si aggirano sui 5,45 litri per 100 km e le emissioni di CO2 nel ciclo combinato da 142 e 132 grammi per chilometro, mentre passando alla X-Drive 30D ammontano a 6,5,7 litri per 100 km e le emissioni da 158 a 149 grammi per chilometro di CO2. Assieme alle unità diesel sono proposti tre motori a benzina, uno della versione X-Drive 30i da 252 cavalli, a cui seguirà in un secondo momento il meno potente della 20i da 184 cavalli, mentre al vertice di gamma la M40i da ben 360 cavalli, la prima M-Performance marchiata X3. Gli allestimenti previsti partono da una Business Advantage rivolta in particolare al ramo flotte, quindi X-Line, Luxury Line, M-Sport Package e al vertice la performante M40i. I prezzi scattano da 49.900 euro, IVA inclusa e messa su strada, crescendo anche in base alla personalizzazione del modello.